Buonasera, oggi per la rubrica Parole sociali in dialoghi territoriali intervisteremo vari personaggi della realtà culturale bagarese e palermitana. Chiederemo le varie opinioni o aneddoti sull'associazione Bagnera in occasione dell'inaugurazione della nuova sede. Al professore Tommaso Romano chiediamo di parlare dell'associazione Bagnera. Beh, l'associazione Bagnera nasce circa 15 anni fa, ma la passione collezionistica, storico-documentaria di Angelo Restivo è ancora più lontana, e questo dimostra come nel tempo un privato può diventare punto di riferimento per una realtà cittadina, ma direi anche di una realtà super cittadina, perché questo è uno spazio museale che ha la possibilità di essere visto e di essere anche nelle sue stanze diverse, dalla stanza dedicata a Bagnera, questo grande matematico corrispondente, questo grande scienziato, fra l'altro corrispondente di Einstein, fino alla stanza dedicata all'etnoantropologia, agli usi e costumi della vita materiale ed etnostorica del popolo bagherese, e poi alla grande stanza d'ingresso dove con l'enorme tela dei Ducato controfirmata da Guttuso abbiamo una scena interpretata dai fratelli Ducato sul Ponte dell'Ammiraglio, insieme a tutta la vita quotidiana, i manifesti, i rivestimenti dei limoni e delle arance, le cartine che sono di straordinaria importanza. Ci sono tantissimi elementi della vita sociale, economica, le pubblicità e poi naturalmente i ricordi dei personaggi. Pensiamo naturalmente ai grandi personaggi che hanno fatto la storia di Bagheria, oltre naturalmente a Bagnera, Buttitta, Guttuso, Castenze Civello, Giacomo Giardina, anche se non era nato qua ma visse qua, e tanti altri personaggi, Girgenti, eccetera, che naturalmente sono il cuore, direi quasi anche la possibilità di un riscatto possibile anche in termini di ripensamento di modello di sviluppo, perché il vero problema di Bagheria è oggi come oggi il problema di ripensarsi come modello di sviluppo. Cioè, qual è il modello di sviluppo che oggi si può proporre? Questo è il punto. Ecco, secondo me, le potenzialità sono molte: il turismo, la cultura, lo spazio di cultura, questo è un altro spazio che naturalmente deve essere assegnato nel tour, e quindi significa anche poter soggiornare di più a Bagheria, avere più interesse, anche attraverso gli autori, perché poi una cosa non è la biblioteca che contiene tutto, è la biblioteca che contiene soprattutto autori bagheresi, quindi chi vuole può fare ricerche su autori bagheresi, sono tantissimi, che possono essere da Oreste Girgenti appunto a tutti gli altri che abbiamo nominati, che possono essere naturalmente indicativi anche di un percorso. Ecco, tutto questo dà ragione, insieme alla grande collezione di cartoline, che naturalmente non è esposta direttamente ma è fruibile, perché la raccolta di cartoline di Restivo di questa associazione, insieme a quella delle Santine, è un altro aspetto fondamentale di questa collezione. Naturalmente le cartoline vanno viste negli album come le Santine, ma sono oggetti che danno specialmente ai giovani la possibilità di un percorso didattico, perché poi la cosa importante è questa, cioè poter far avvicinare i giovani all'amore per la città, alla fruizione per la città, alla salvaguardia della città e soprattutto alla capacità di poter ripensare appunto a un modello di sviluppo che possa essere un modello di sviluppo umano e meno caotico rispetto a quello che negli anni passati abbiamo avuto. Quindi ripensare anche questo è un momento importante. Questo è uno spazio anche bello, bisogna dare atto al Comune di Bagheria che ha risolto il problema annoso dei trasferimenti che ha avuto Angelo Restivo, 4-5 sedi in tutti gli anni, grandi battaglie, che il personaggio naturalmente ci sta tutto, perché Angelo Restivo è un personaggio, senza di lui tutto questo non ci sarebbe evidentemente, è la sua passione ma anche la sua scommessa di vita, e devo dire che dà ragione anche alla storia. E questo è un patrimonio non di copie, ma patrimonio di originali che vanno salvaguardati. Quindi è molto importante anche per capire qual era la dimensione agricola, la dimensione imprenditoriale, le aziende che giravano nel territorio, molte di queste ovviamente non ci sono più, la quasi totalità. Quindi anche in questo non solo un tuffo nella memoria, che è molto bello il tuffo della memoria, ma anche e soprattutto un
una possibilità di comprendere come ripensarsi anche in termini di sviluppo. E la cultura, e la bellezza, i beni culturali, compreso questo palazzo che già in sé con gli affreschi, cioè, è un bene culturale da visitare a prescindere, già questo lo valorizza molto, lo fa esprimere totalmente. Al pittore e maestro Carlo Puleo chiediamo qualche aneddoto dell'associazione. Questa associazione ha attraversato periodi difficili, perché quando era a Villa Coglitore praticamente c'erano difficoltà anche per pagare l'affitto, e così spesse volte Angelo, che è il creatore di questo museo, si trovava in difficoltà e annunciava chiusura. Però a distanza di una settimana sembrava che si dovesse sbloccare un aiuto, un contributo da parte del comune, e allora annunciava l'apertura. Poi questo contributo non arrivava e annunciava una chiusura. Insomma, chiude, apre, questa cosa andò avanti per quasi un anno e di più. Questo è un anno. Comunque, quello che conta è che ormai l'associazione ha messo le radici e che naturalmente ha avuto questa sede prestigiosa, che è una sede che merita, e sono convinto che nel futuro questa associazione e anche questa collezione avrà uno sviluppo, perché tanti bagheresi adesso sono disponibili a dare i loro oggetti, che tanta gente si tiene finché non ha la certezza che finiscono in buone mani e non li dà, ma ormai questa diciamo, certezza è arrivata, così il museo prenderà, diciamo, quota e sarà sempre più ricco. Professore Tomasino, chiediamo l'opinione sull'associazione Bagnera. Dunque, io sono, come si suol dire, vicino di casa dell'associazione Bagnere, perché in un'ala di Palazzo Cutò di Bagheria c'è l'associazione Bagnera, nell'altra ala c'è il laboratorio universitario multimediale, che è dedicato alle nuove tecnologie multimediali e allo spettacolo multimediale. Quindi, come dire, qui abbiamo le memorie del passato e le ipotesi per il futuro unite insieme, il che è una bellissima cosa, trovo che sia una ottima, straordinaria opportunità. Sto visitando adesso i locali dell'associazione e vedo che le raccolte sulle attività artigianali della Sicilia relative al commercio, al mercato, alla produzione, al territorio, insomma, è una raccolta veramente pregevole, veramente interessante, che merita ogni attenzione. Quindi sono contento di essere qui questa sera e auguro ai componenti dell'associazione Bagnera veramente un bel destino, una bella fortuna qui a Bagheria, perché penso che sia il luogo giusto per fare queste cose. Ringraziamo Angelo Restivo per tutto quello che ha fatto negli anni e continuerà a fare per l'associazione, il professore Tomasino, il professor Tommaso Romano e il pittore e maestro Carlo Puleo. Buona serata.